infatti alla luce di quelli che sono i contenuti che voi avete ascoltato dal punto di vista tecnico-scientifico, l'importanza di andare a programmare dal punto di vista della valutazione dello scenario incidentale, quindi degli scenari di rischi, a fronte di questo tipo di attività concreta dei nostri bracci operativi ci vuole una forte volontà politica. Quindi io penso che i colleghi debbano, insieme a me, prevedere la conferma, l'interesse a eseguire e a seguire l'avanzamento dal punto di vista politico di questa attività del PITER nel RISC, con l'obiettivo di massimizzare le sinergie, di ottimizzare le ricadute e l'economicità. Non scordiamo questo ragionamento di carattere prettamente economico-finanziario, tra diversi progetti in materia di prevenzione dei rischi in corso di attuazione e previsti con i fondi europei. Che venga ribadito quello che è il sostegno politico forte al PITER nel RISC, e che venga ribadita l'unità, la volontà, l'impegno a sostenere e valorizzare la cooperazione trasfrontaliera in atto in materia di prevenzione dei rischi naturali. Cercherò di tradurre in francese, visto l'importanza degli interessi politici, in modo tale da rendere dotto le colleghe e colleghi, che penso che du point de vue politique il faut augmenter la tension sur deux trois points que je vais énoncer tout de suite, confirmer l'intérêt à suivre du point de vue politique l'activité du PITER nel RISC, surtout en ce qui concerne la prévention des risques naturels et en ce qui concerne la individuation des fonds européens du point de vue économique. Je pense qu'il faut soutenir la volonté et l'engagement pour soutenir et valoriser la coopération transfrontalière en acte avec les collègues italiens et avec les collègues français, parce que ça c'est l'esprit dell'Europa. Detto questo, io in qualità di coordinatore del piano mi sento il primis in dovere di ringraziare tutti i tecnici che mi hanno lavorato per la sua costruzione nell'ultimo biennio, impegno non facile che si fonda su una ultra ventennale esperienza, lo diceva precedentemente il ingegnere Nocco, il presidente della Fondazione Cima, di quanto impegno c'è stato, i risultati ci sono, si stanno vedendo, ovviamente l'impegno delle varie amministrazioni di andare a rendere più possibile performante nei confronti dei cittadini, che a volte non si ha la percezione dell'attività scientifica, bisogna renderla più fruibile per quanto riguarda quello che è la vivibilità dei nostri territori di montagna. Ringrazio il Dipartimento della Programmazione di Risorse Idriche e Territorio per quanto riguarda la Regione e il nostro braccio operativo Fondazione Montagna Sicura, qui rappresentato dal Presidente e dal Direttore. Un ringraziamento che estendo a tutti i colleghi e punto di vista politico e capofila dei progetti che hanno esplicitato e denucleato quelli che è la loro volontà di avanzamento dal punto di vista scientifico. Prova essenziale e fondamentale in questa fase, molto delicata, soprattutto per chi fa l'amministratore, soprattutto per chi interpreta ruoli di responsabilità come quelli che noi abbiamo l'onore di interpretare in questo momento, e nel contempo con rischi emergenti correlati al contesto di cambiamento climatico che stiamo vivendo, implementare le azioni di comunicazione del rischio per rafforzare la cultura del rischio attraverso un'informazione destinata sia alla popolazione che alle altre categorie di beneficiari. Noi viviamo in una realtà di montagna, i colleghi della Liguria nella realtà di mare, siamo consapevoli che la bellezza del nostro territorio comporta, ahimè, anche tutta una serie di valutazioni dello scenario del rischio. Siamo giunti, io penso, dal punto di vista politico, al momento giusto per avviare una riflessione strategica transfrontaliera per individuare linee di azione politiche attive e attente sia alle esigenze naturali e paesaggistiche che ai bisogni delle popolazioni che vivono nel territorio di montagna e che ci devono sviluppare le proprie attività, consapevoli che sviluppare certe attività in una realtà di montagna è molto più difficile che in una realtà di pianura, per giungere alla definizione di un concetto di rischio socialmente sostenibile. Un ultimo aspetto, reputo fondamentale le iniziative di sviluppo di metodologie di analisi utili a giungere alla definizione delle priorità di intervento o a meglio comprendere dove effettuare tali interventi. Penso che nel momento in cui noi andiamo a predisporre i bilanci, tutto quello che è la programmazione è ben accetta, ovviamente nel momento in cui vengono a instaurarsi delle situazioni di carattere emergenziale questo compito un pochettino è imposto. Quindi tutto quello che va nell'ottica della definizione, della previsione, della prevenzione di un eventuale scenario parossistico è sicuramente ben accetto. Io nel ringraziarvi di questo momento di attenzione, prima di arrivare alla conclusione di questo tavolo, do la parola all'assessore Valmate per quanto riguarda la regione Piemonte.